Come ha operato il Comune di Gozzano durante la pandemia? Durante la pandemia il Comune di Gozzano, quindi andiamo indietro di un anno fa circa, e ci siamo trovati un po' tutti non preparati ad una cosa così difficile e abbiamo preso in mano la situazione immediatamente, in particolare durante il lockdown, perché dal momento che tutte le attività produttive erano chiuse, praticamente la gente si è trovata in un momento di disagio non indifferente. Da parte del governo abbiamo ricevuto la quota per poter cercare di affrontare questa situazione con i buoni spesa, quindi l'emergenza alimentare. I buoni spesa che sono stati appunto, ci è stato pubblicato un bando, ci siamo immediatamente, abbiamo cominciato praticamente tutta la situazione che avevamo, non sapevamo come affrontarla perché comunque non è stato facile e quindi siamo partiti subito. Un'altra cosa che il contributo del governo bastato e non bastava, grazie ad un'azienda privata che ha donato al Comune di Gozzano una somma non indifferente, questa somma è stata destinata in primis a comprare le prime mascherine quando comunque le mascherine non erano reperibili oppure magari costavano tantissimi soldi, quindi non si trovavano. Allora con questi soldi abbiamo praticamente acquistato delle mascherine e attraverso la collaborazione di IB, che è stata qui intervistata prima, sono state distribuite due mascherine per ogni nucleo familiare, perché comunque era quello che abbiamo potuto fare nell'immediato e nell'urgenza. Con questa somma, sempre destinata dall'azienda privata, abbiamo potuto affrontare delle situazioni che non rientravano magari nel bando per l'emergenza appunto alimentare, ma comunque la situazione era grave lo stesso, c'erano situazioni di disagio anche per chi non rientrava nel bando. Con i servizi sociali abbiamo lavorato sempre in coppia, abbiamo affrontato anche situazioni diverse da quelle che era l'emergenza del bando, che il governo appunto ha dato questo contributo ai comuni, e abbiamo affrontato con dell'una tantum, con delle borse alimentari, questo in collaborazione con Caritas. Caritas si è creata questa rete che qualora c'era la necessità dell'urgenza, perché poi andavano viste tutte le domande che arrivavano, in quel periodo là ne arrivavano veramente tante, e quindi con Caritas, è stata ci ha dato una buona mano, e con l'associazione IB abbiamo potuto distribuire, portando in casa le borse alimentari che Caritas preparava. E queste borse alimentari a chi venivano portate? Alle persone sole che ci venivano segnalate, che comunque chiamavano qui in comune perché erano in una situazione che non potevano né uscire a fare la spesa e di disagio. Diciamo che è stata dura, però tensioni sociali non ce ne sono state, di questo ne andiamo fieri come comune, come amministrazione, perché abbiamo veramente lavorato con i servizi sociali, con i dipendenti del comune, abbiamo lavorato e abbiamo affrontato questa situazione che ancora oggi c'è questa situazione c'è ancora, però oggi si affronta già in un modo diverso perché l'emergenza che a marzo dell'anno scorso c'era, oggi c'è ancora perché tante attività di partite IVA sono ancora chiuse, ma le attività produttive, che è stato quella la macchina che ha scombussolato un po' il tutto, perché consideriamo quanti dipendenti nelle attività produttive,
c'erano ed erano a casa tutti a zero ore di cassa integrazione, a tanti, ad alcuni magari veniva anche anticipata dall'azienda, a tanti altri no, per cui l'emergenza è andata avanti per qualche mese e noi siamo riusciti ad affrontarla. Durante il lockdown abbiamo pensato tanto anche alle donne. Le donne, iniziando il mese di ottobre, illuminando il comune di Rosa, questa era promossa dall'AIRC e Associazione Italiana Ricerca sul Cancro e anche ANCI, Associazione Nazionale Comuni d'Italia. E quindi illuminando tutto il mese il comune di Rosa, la facciata comunale, abbiamo voluto fare questo per sensibilizzare anche le donne a questo che è il tumore femminile praticamente, ed è stata una cosa comunque apprezzata tantissimo. Continuando poi con la giornata sulla violenza, contro la violenza alle donne, cosa abbiamo fatto? Non si poteva anche lì organizzare nulla, con un piccolo gadget abbiamo collaborato con le scuole e con i bambini. Con i bambini perché abbiamo portato appunto nelle scuole questo gadget che loro avrebbero donato alla mamma, che sarebbe poi solo un braccialetto dove il comune di Gozzano diceva stop alla violenza sulle donne, in modo tale che i bambini, quando portavano questo regalo alla loro mamma, alla loro nonna, chiedessero perché c'è questa giornata. Quindi si è lavorato in questo modo. E non per ultimo la giornata della festa della donna. Lì come amministrazione cosa abbiamo fatto? Abbiamo omaggiato con un piccolo segno di questa giornata tutte le donne impegnate nel sociale, che hanno garantito i servizi ai bambini, agli anziani e anche all'istruzione, perché tutte le insegnanti si sono trovate anche loro in un momento trovandosi a lavorare con didattica a distanza, con problematiche anche loro, perché comunque su subito non è che si era proprio tutti pronti a questo, e garantire i servizi ai bambini più deboli. Quindi noi ringraziamo tutte le donne e abbiamo pensato anche a loro in questa pandemia. Grazie.